Io non so se c'è qualche domanda, qualche chiarimento. Ovviamente oggi non voleva essere una giornata in cui dare tutte le risposte possibili. Era sempre nell'ambito di una formazione, chiamiamo di carattere generale, che volevamo con la giornata di oggi fare. Abbiamo affrontato temi che secondo la nostra valutazione erano centrali e potevano tornare utili. Emily, dimmi. Sì, Sì, beh, con l'ana. sì. Ma mi siedo pure, diciamo, Ma padrone sì. di casa. Vabbè, intanto grazie a Marco, ai colleghi Francesco, Maria, Francesco, per questa giornata che ogni tanto veramente serve un approfondimento, serve ristabilire qualche principio, anche se io penso che lo abbiamo dentro di noi, però è giusto che l'amministrazione, insomma, faccia il suo dovere. Parlando del discorso dirigenti tecnologi, capi di struttura, perché non pensiamo in attesa che l'ANAC chiarisca questa cosa? E poi non è, devo dire, il mio principale interesse sapere quanto guadagnano i colleghi, è un discorso di trasparenza e quindi seguirà il suo corso. Quello che forse mi interessa di più, ma proprio per valorizzare le persone, è anche un discorso di equità, forse la pubblicazione del curriculum, forse questo non so se bisogna passare anche questo attraverso l'ARAN. O se possiamo, non lo so, mi sembra un visto che i dirigenti giustamente sono diciamo al pubblico ludibrio ed è così che deve essere, perché anche non capire quali sono le, diciamo, le professionalità molto importanti, molto spiccate che ha questo ente. Io, se fosse per me, visto che è un ente di ricerca, proporrei di valorizzare non solo i dirigenti di struttura. Però se ne può parlare, a me piacerebbe anche che venissero fuori tutte le pubblicazioni importanti che fanno, perché tanto, signori, cioè nel Grande Fratello, in quest'ottica, cioè, tutto si sa, basta andare su Google. Allora perché non valorizzare il personale dell'istituto dicendo è un'opzione, un'occasione che ha il personale molto qualificato, quindi capostruttura, ma anche no, perché sappiamo benissimo che i dirigenti di ricerca e tecnologi non hanno il dovere di assegnazione di un servizio, di una struttura. Quindi io direi proprio per farne proprio il patrimonio dell'ISPRA, perché noi abbiamo questo di patrimonio, abbiamo delle persone, delle belle persone, delle belle professionalità, mettiamole anche sul portale, altrimenti CNR, NGV, Enea e quant'altri, diciamo che fanno più, posso dire, più fuffa di noi, avendo anche personale magari molto meno specializzato e mettendo in campo risorse in maniera, cioè forse storicamente vengono da lontano, ma noi direi che è il caso, utilizzando il web, che è sempre il mio pallino, la comunicazione non solo verbale, ma il portale, e non solo per legge, ma proprio per coscienza dell'ente. Quindi io lancio questa ipotesi, voglio sapere i Sì. colleghi che ne pensano, perché Guarda, io come vuoi, sicuramente mi sembra una proposta che può trovare spazio anche nell'ambito di una prossima rivisitazione del piano triennale. Ti dico che la vedo su base volontaria, perché non penso che noi possiamo pubblicare tutti i curriculum dei tecnologi e dei ricercatori in servizio presso l'istituto, diciamo d'ufficio. Però sicuramente, a meno che non lo prevediamo proprio nel piano, e quindi questa diventa un qualcosa che l'amministrazione, quindi l'organo di vertice lo dà come indirizzo politico, per così dire, e lo sposo. Però sicuramente nell'ambito di una pubblicazione a carattere volontario, fermo restando poi la percorribilità diciamo informatica, nel senso poi bisognerà trovare lo spazio dove inserirlo. Però io penso Non che è un problema. su base volontaria, e ti dirò che molti sono ricercatori e tecnologiche che sarebbero contenti sicuramente di Penso andarlo anch'io. andare a mettere. Penso che ce ne sarebbero anche però discontenti qualora lo facessimo su base, diciamo, d'ufficio, ecco. Coercitiva. Questo sì, però ecco, A me il direttore di struttura, sicuramente ecco. una cosa che nell'ambito di questa rivisitazione del piano potremmo valutare e vedere un pochettino di inserire.
Bene. Nessuno ci sono. Ma ci sarebbero anche responsabili scientifici nei progetti. Ah, vabbè, sì. Beh, quello a parte il fatto che diventerebbe però varia, sì. No, questo magari si può ricollegare anche a quello che diceva Francesco prima, no? Se noi fossimo in grado di fare un monitoraggio trasparente nell'ambito dei progetti, la progettualità, lui ne parlava ai fini diciamo economici, però nulla vieterebbe, se fossimo in grado veramente di dare una visibilità concreta a quelli che sono i progetti in atto nel corso dell'istituto, sicuramente sarebbe un bel passo in avanti in termini di trasparenza e potrebbe poi a quel punto essere conseguenziale anche andare a mettere il curriculum del responsabile scientifico del singolo progetto. Questo potrebbe essere anche questo una buona idea. Bene, signora, ah sì. La Commissione europea periodicamente suggerisce, incita a personale diciamo con rilevanti di qualità tecnico-scientifiche a iscriversi nei loro database come valutatore dei progetti internazionali. Il mio dubbio è questa attività, questa iscrizione, questa disponibilità a partecipare a valutazione rientra nelle attività extra-istituzionali? E come tale deve essere sottoposta a autorizzazione preventiva successiva? Ma guarda, qui mi richiamo al principio che dicevo prima. A comunicare non si sbaglia mai. Quindi da quel punto di vista, poi essendo questa un qualcosa che viene richiesto dall'Unione Europea, sicuramente ha una sua, diciamo, una sua rete di salvataggio. E probabilmente, infatti, mi sta dicendo adesso Francesco che già c'è su questo un'apertura, ma risponde alla logica, risponde alla logica che abbiamo detto prima, insomma. E quindi non vedo, diciamo, non vedo ovviamente l'incompatibilità dell'eventuale iniziativa. E soprattutto, ripeto, però, rispondendo a quella logica generale di prudenza che deve animare il dipendente, ecco, la comunicazione è sempre bene farla, perché vi dicevo, io sono convinto che quella segnalazione che mi ha dato l'ispettorato generale nei confronti di un nostro dipendente, io sono convinto che il dipendente si è mosso in buona fede, cioè non voglio vederci la malafede in quello che ha fatto nel non comunicarlo, però ecco, poi l'esposizione potrebbe essere molto forte, quindi insomma quello è sicuramente un atteggiamento da tenere. Bene, signori, allora vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e alla prossima, grazie ancora.